Mattinata di Nardella. Nardella, eccoci qua. Che succede tra Renzi e il PD? Perché lei, a proposito di quello che ha detto prima Maria Teresa, sarebbe uno dei trattativisti, immagino. Cioè, non pensa che bisogna buttarlo fuori tout court, Renzi, come tanti suoi compagni di partito pensano. All'inizio di questa crisi alcuni mi hanno detto privatamente, pur di levarci dalle scatole Renzi per sempre, qualsiasi cosa, erano del PD, ecco, per dire. No, buongiorno Mirta, grazie dell'invito. Ma io vorrei un po' proprio cambiare l'approccio logico. Tutti si chiedono cosa vuole Renzi. Io vorrei chiedermi cosa vuole l'Italia, e lo faccio da sindaco, perché vedo lo stress, il nervosismo, la rabbia che c'è nella mia città, come in tutte le città di questo paese, verso un tatticismo esasperato dei partiti e dei politici di Roma. Può sembrare come dire aria fritta? No, è una cosa molto seria. Per questo io credo che la prima questione sia quella di ridare un governo ed evitare le elezioni anticipate, e oggi il centrodestra si prende una bella responsabilità. Venendo a Sallusti, che io ascolto sempre con grande interesse, penso che ancora non siamo ad uno scacco matto, anzi il vero rischio, io amo molto gli scacchi, è la patta, cioè il vero rischio è che qui... se non ci sarà un Conte Ter con nuovi presupposti, cos'è la patta? Non si va a un governo istituzionale. La patta è quando si blocca la partita, non c'è un vincitore, o meglio, perdono tutti, perché qui il vero rischio è che o si va a elezioni anticipate, Mirta, o secondo me si va a un governo tecnico, uno di quei famosi odiati governi tecnici che porterà alla fine della legislatura, perché se non ci sono le condizioni per una maggioranza politica che quindi sostenga un governo con dei ministri politici, scusi, mi spieghi una cosa, Nardella, dato che lei, per evitare le elezioni. Ieri Renzi ha parlato di governo istituzionale, che non è un governo tecnico, cioè il governo istituzionale è una cosa diversa, è qui il punto, è una cosa molto diversa. Il governo istituzionale è un governo con ministri politici, sostenuto da partiti politici, guidato da un tecnico che magari può cominciare con la D e finisce con la I. Ma il punto non è questo, Draghi, perché ho fatto se non presto, ci sono le Draghi. Condizioni per una convergenza politica, appunto, se diciamo che non c'è un veto personale su Conte, ma il problema sono le idee, bene, allora se le idee sono sempre quelle, ci può essere anche qualcun altro al posto di Conte, Gigrobo d'acciaio, ma evidentemente non ci sono le condizioni politiche perché si rimetta insieme questa maggioranza. E se non ci sono le condizioni politiche perché si rimetta insieme questa maggioranza, si va a elezioni anticipate. Ma se si vogliono evitare le elezioni anticipate, non resta purtroppo che una soluzione tecnica che rappresenterà la sconfitta della politica, di questa politica romana che, nonostante le dichiarazioni, continua ad andare avanti a veti, pregiudizi, recriminazioni, blocchi reciproci. Cioè lei mi sta la dicendo della politica, la con, patta. Con la tutto patta che Mario Draghi, con tutto che Mario Draghi è un grande personaggio che potrebbe salvare l'Italia, l'idea di fare un governo tecnico adesso vuol dire che la politica dichiara il fallimento totale, perché vuol dire che è il momento più difficile della nostra storia. Brava. Tra pandemia